Ciao Internet, in questi giorni ho ignorato strategicamente una domanda che mi avete fatto in decine e decine e decine di persone. Ma la Blue Whale, ma che cos'è la Blue Whale, ma funziona, è una bufala o meno? Ignorate, bellamente. E sì che sono uno dei primi in genere a raccontare cose dell'attualità, soprattutto se riguardano la rete, ma non avete compreso che dietro l'esplicita volontà di non rispondervi c'era già la risposta alla domanda. Ma va bene, parliamone. La Blue Whale non esiste. La Blue Whale è un'invenzione dei giornalisti. Un'invenzione per fare click, per portare traffico, per spaventarvi a morte, terrorizzarvi e avere qualcosa che vi tiene incollate davanti ai giornali. La Blue Whale non esiste, non ha nessun significato e anzi, c'è da prendere selvaggiamente in giro chiunque anche solo per un secondo ci ha creduto. Ma vi vedete? Ma ci avete davvero creduto? Ma per la carità del cielo, ma dai, ma cosa fate? Cosa avete fatto? Ma su via, ma vi siete visti? Ma dai! Ma siete così creduloni da pensare che esista una roba come la Blue Whale? La Blue Whale non esiste, è una frode. Non esiste, a tavolino, non ci sono evidenze, non c'è niente, è una frode. Non esiste. Anche perché, nel caso esistesse, comunque non sarebbe la responsabile delle morti. Già, perché la Blue Whale è solo la punta di un iceberg che sottorimane. È qualcuno che ha già preso una decisione di fine vita e cerca solo un modo per concretizzarla. Un modo che abbia probabilmente anche un minimo di senso. Ecco, tipo una cosa inventata come la Blue Whale, che non esiste. E che quindi non si può usare, anzi, bisogna prendere in giro chiunque pensa alla Blue Whale, anche tra i vostri amici, chiunque ne sta parlando, va preso in giro, è una cretinata, su via, dai. Perché se non fosse una cretinata dovremmo iniziare a capire, ad esempio, che non è il giocatore ad essere adescato dal curatore, ma è il giocatore che cerca un curatore, cerca qualcuno che lo accompagni nel momento in cui decide di arrivare fino là, che gli faccia fare quell'ultimo piccolo passo che è già disposto dentro di sé a fare, ma che non ha coraggio o voglia di avvicinarsi negli ultimi 2-3 gradini, solo quelli. Dovremmo pensare ad esempio al fatto che il curatore rappresenta nient'altro che quella persona che in quel momento il giocatore vuole, quello che non lo giudica ma che lo accompagna nella sua decisione, ma non serve. La Blue Whale non esiste e quindi è totalmente inutile pensare alla Blue Whale, anche perché se iniziassimo a pensare alla Blue Whale dovremmo buttare un occhio nella parte scura della rete. Non parlo della Darknet, di forum nascosti, parlo proprio di cercare su qualunque social in piena vista quello che scrivono una serie di ragazzi, cercare gli hashtag dei tagli, cercare gli hashtag di quelle che sono le volontà di suicidio e vi assicuro, c'è del marcio, tanto, c'è della tristezza colossale, c'è una sorta di inabilità alla vita, il sentirsi spaesati, fuori posto, il sentire di non avere più opportunità, di aver già fallito a 15 anni, quando si è plenipotenziari si può fare davvero qualunque cosa, eppure c'è questo sentimento di essere disadattati, di essere fuori dal mondo, di essere diversi, non capiti. Ma non serve pensarci, perché la Blue Whale non esiste. E quindi i giornali che ne hanno parlato, beh, l'hanno fatto per tornaconto, ma dai, non tutto il male viene per nuocere. Una serie di genitori sono stati informati e magari hanno guardato le braccia, non hanno scoperto la balena, su via. Magari hanno scoperto un po' di tagli e cicatrici di tagli che non avevano mai guardato, Magari quello, però non la balena, quindi la Blue Whale non esiste, punto, dai, non esiste. Ed è ora forse di stare zitti come giornali o di seguire le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nelle linee guida per i media dice di non mitizzare, di non metterli in prima pagina, di non metterli troppo lanciati, di non aggiungere eroismo a un gesto, perché è facile in realtà condire di eroismo un gesto di suicidio e non lo vuoi fare, anche perché la Blue Whale non esiste ed è solo un dubbio. Lo so che alcuni di voi adesso mi diranno, ma e se per caso noi smettiamo di parlarne o diciamo che è una frode e per caso poi scopriamo che è vero? Beh, nel caso fosse vero e non lo è, dovremmo 10 volte di più raccontare che è falso.
10 volte di più ridicolizzare chiunque ne parla, 10 volte di più raccontare di quanto sia una frode, di quanto sia falso. Perché è così che smettiamo di metterla su un piedistallo da mito e che invece lo buttiamo nella feccia delle fake news, nella feccia delle stupidate, delle cretinate da bambini che credono al babau, che credono al mostro sotto al letto e che credono a Blue Whale. Non esiste, davvero non esiste, ripetetelo con me, la Blue Whale non esiste, punto. Poi al massimo non c'è nessun male, no, nel buttare un po' più un occhio a chi ci sta vicino, nel pensare all'eventualità che le cose non vadano così bene come racconto, che dietro il sorriso ci sia qualcos'altro, ma non la Blue Whale. La Blue Whale non esiste, ve l'ho detto? L'avete capito? Bene, e come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.